Buonasera, bentrovati a un nuovo appuntamento con il nostro approfondimento giornalistico settimanale Bergamo in diretta. Questa sera torna nella formula uno contro tutti. Allora subito buonasera al Presidente di Confindustria Bergamo, Carlo Mazzoni. Buonasera, buonasera Presidente, grazie per essere il nostro ospite. In una battuta iniziale le offro le tre buste, la A, la B e la C, come faceva qualcuno di molto famoso un po' di tempo fa. Ma da questa crisi si è usciti? Se ne sta uscendo o purtroppo ci vorrà ancora molto tempo e saranno ancora dolori per imprenditori e lavoratori? Ci vorrà ancora un po' di tempo. Vabbè, allora non iniziamo molto bene dal punto di vista delle prospettive. Allora, uno contro tutti, dicevamo, Bergamo in diretta. Ritroviamo i colleghi di altre testate giornalistiche bergamasche qui in studio questa sera. Li ringrazio di essere nostri ospiti e li saluto a partire da Marco Rota del Giorno. Buonasera Marco, buonasera e ben trovato. Davide Agazzi della testata online Bergamo News. Buonasera. Buonasera. Salutiamo Armando Di Landro del Corriere della Sera. Buonasera. Buonasera. Salutiamo anche Pierluigi Saurniani dell'Eco di Bergamo. Grazie buonasera per essere qui questa sera. Allora, Presidente, a parte le battute, partiamo veramente dal lungo periodo di crisi che stiamo vivendo da un po' di tempo. In che situazione ci troviamo? Siamo ancora in piena crisi. Purtroppo, dopo la discesa del 2008 e del 2009, c'è stato un recupero nel 2010 e nel 2011 che ha lasciato sperare di poter essere ormai sulla via di un pieno recupero. Viceversa, le instabilità, ancora soprattutto di origine finanziaria, che si sono evidenziate nell'estate del 2011, hanno fatto tornare la situazione in una fase negativa e oggi purtroppo siamo anche certificata in situazione di recessione. Quindi purtroppo siamo ancora in mezzo al guado. Allora, le chiedo di spostare per un attimo il pensiero a livello nazionale e quindi, detto molto chiaramente, così rompiamo subito il ghiaccio, quanto ha aiutato o quanto non ha aiutato la politica nazionale in questi anni di fronte a questa situazione, secondo voi? Ma guardi, dare un giudizio sulla politica è sempre estremamente difficile. Questa è una crisi internazionale, una crisi mondiale, quindi va assolutamente letta e vista in questa prospettiva, non in una prospettiva nazionale. Quindi un giudizio compiuto andrebbe fatto sia a livello della politica nazionale, ma almeno a livello della politica europea. Comincia purtroppo con molta diplomazia, Presidente. No, non è una diplomazia, è credo una prospettiva concreta, cioè oggi sappiamo benissimo quali sono i vincoli che ci vengono, soprattutto da equilibri che ci vengono imposti ma correttamente da parte dell'Europa. Marco, prego. Mi ricollego al discorso crisi per farle una domanda, Presidente, non di carattere strettamente economico-finanziario, ma più sui riflessi sociali che la crisi sta avendo. Dal suo osservatorio privilegiato, come giudica i recenti fatti di cronaca, anche quelli di oggi, manifestazione della CGIL che occupa l'autostrada, ieri un tentativo analogo a Bergamo, situazioni di tensione che si stanno un po' moltiplicando nel paese. Secondo lei questa crisi rischia di rompere il patto sociale, gli equilibri sociali anche nel nostro territorio, oppure siamo ancora lontani da un pericolo simile? Ma la situazione di difficoltà generale chiaramente acuisce alcune situazioni di disagio. Ci sono delle situazioni che chiaramente spingono nella direzione di aumentare queste tendenze alla conflittualità, peraltro devo dire che sul nostro territorio gli elementi di coesione continuano a restare largamente prevalenti, quindi non vedo da questo punto di vista un rischio concreto, anche perché la situazione andrebbe correttamente interpretata. Ci sono anche tantissimi segnali positivi, di ottimismo, quindi non dobbiamo lasciarci travolgere o prendere da un eccessivo pessimismo. Siamo in una situazione di difficoltà, siamo in un periodo di fortissima trasformazione del tessuto economico e sociale, però ci sono motivi per essere ottimisti e per guardare serenamente al futuro. Saurniani, prego. Mi ricordo che lei aveva detto un anno fa che se non ci fossero tutti i problemi legati alla politica, Bergamo potrebbe essere una piccola Germania, un concetto del genere. Qui leggo su Italia Oggi che in Germania
i disoccupati non sono mai stati così pochi dal crollo del muro di Berlino. E l'anno scorso addirittura sono stati creati 200.000 posti di lavoro. Ecco, cosa differenzia la Germania dall'Italia? Cosa manca a noi, secondo lei? Ma diciamo che il sistema tedesco è sicuramente un sistema molto più solido del sistema italiano nella sua complessità. Per la verità, se noi guardiamo a dei dati più riferiti al mondo economico, vediamo che l'Italia può tranquillamente confrontarsi con la Germania. Noi restiamo a livello italiano, come Italia, come paese, il secondo paese manifatturiero d'Europa. Siamo proprio dietro la Germania, ma largamente prima di paesi come la Francia, come la Gran Bretagna, come l'Olanda, il Belgio, la Spagna. Restiamo il quarto, quinto paese manifatturiero al mondo. Occupiamo tantissime nicchie, siamo al primo e secondo posto di nicchie manifatturiere nel mondo, quindi abbiamo un'economia sicuramente molto competitiva, in grado di competere anche con paesi come la Germania. Certo, abbiamo poi un sistema paese che nel suo complesso invece presenta diversi problemi e diversi elementi di non competitività rispetto a un sistema come quello tedesco. E quali sono, questi elementi, diciamo, burocrazia, quali sono questi elementi che frenano? Sicuramente uno Stato molto più pesante, una burocrazia asfissiante, opprimente spesso nei confronti delle aziende. Abbiamo un sistema della pubblica amministrazione che non è perfettamente, diciamo, non è quello adeguato a un paese industrializzato come l'Italia. C'è sicuramente una discrasia tra il mondo reale, tra l'economia reale e quella che è purtroppo invece l'amministrazione del paese a livello nazionale. Di là. Ecco, sempre restando sulle possibili eventuali criticità del Paese, siamo passati per l'ennesima volta dal governo della politica al governo dei tecnici, in un passaggio che è sembrato in un certo senso anche sostenuto o supportato da un certo mondo economico. Lei in quel momento cosa ha pensato e come ha valutato la nascita del governo dei professori o del governo dei tecnici? Ma vedo che le domande sono tutte molto focalizzate sulla politica. Arriviamo anche alla situazione locale, Presidente, non si preoccupi. No, la situazione locale, ma soprattutto voglio dire, sulla politica naturalmente io mi esprimo a livello personale, perché come voi sapete Confindustria non ha una posizione politica, ha una posizione politica ma partitica. Noi esprimiamo sottolineiamo quelle che sono le necessità, le urgenze per il Paese, le riforme di cui il Paese ha bisogno per mettere le aziende e l'economia in generale in condizioni di competere. Naturalmente abbiamo visto con favore un governo tecnico che potesse, grazie anche a un sostegno politico molto ampio, potesse portare avanti delle riforme che noi sosteniamo essere riforme che vanno nell'interesse del Paese. Presidente, tra le varie riforme c'è l'articolo 18, la riforma del mercato del lavoro. Da imprenditore ci spieghi che cosa cambia per un'impresa, un'industria, a livello bergamasco, quando il 90% delle nostre imprese hanno meno di 15 dipendenti, quindi l'articolo 18 vale fino a un certo punto. Ma mi consente innanzitutto una battuta. Io ritengo questa riforma del mercato del lavoro un po' un'occasione perduta. Nel senso che i presupposti da cui si era partiti, cioè quello di superare un dualismo che c'è sul mercato del lavoro tra chi è all'interno di un certo sistema di garanzie, quindi incluso, e molte persone che invece sono escluse e sono, diciamo, non coperte da tutta una serie di garanzie, era uno degli obiettivi primari. Un altro obiettivo primario era quello, o perlomeno era una, diciamo, delle condizioni, era di uno scambio positivo, uno scambio favorevole tra flessibilità in minori flessibilità all'ingresso a fronte di una maggiore flessibilità in uscita. Ecco, questi due risultati, a mio modo di vedere, non sono stati sostanzialmente raggiunti, non sono raggiunti da quella che ad oggi conosciamo essere la versione del disegno di legge presentato alle Camere. Però vorrei anche aggiungere un'altra cosa. Purtroppo la discussione di queste settimane, di questi mesi, ha portato a
vedere questo problema del mercato del lavoro soprattutto dal punto di vista dell'angolazione della sua patologia, perché in realtà quando parliamo di articolo 18 stiamo parlando di una situazione patologica del mercato. Ecco, a me piacerebbe molto di più parlare di quella che invece è la situazione fisiologica del mercato del lavoro, dove le aziende normalmente investono enormemente sui loro dipendenti, sui loro collaboratori. Per tantissime delle imprese, per la maggior parte, direi la totalità delle imprese del nostro territorio, il problema è trovare, formare e mantenere i propri dipendenti. Quando tutta la discussione avverte sull'articolo 18, in realtà stiamo parlando di un problema minore. Io non voglio dire che l'articolo 18 non sia importante, o meglio, è importante non tanto l'articolo 18 quanto equilibrare le flessibilità in ingresso con le flessibilità in uscita, cioè sostanzialmente creare un mercato molto più fluido del mercato del lavoro. Questo ci chiedeva l'Europa, ci continua a chiedere l'Europa e soprattutto questo ci chiedono gli investitori stranieri. Se noi vogliamo attrarre imprese sul territorio, attrarre imprese multinazionali che vengano a investire da noi, noi dobbiamo dare una condizione di mercato del lavoro che sia paragonabile a quella che c'è in altri paesi europei. Tra poco di nuovo con il presidente di Confindustria Bergamo, Carlo Mazzolini, dopo la pubblicità. Fai la scelta giusta. Trasforma il tuo oro in denaro da Gold 2009. Vieni a trovarci negli oltre 20 punti di ritiro oro usato a Bergamo e in tutta la provincia. Gold 2009, dove c'è onestà, il peso è giusto. SR, esperienza, qualità, servizio. Un'ottima miscela di passione e professionalità. SR continua la tradizione del caffè Ravasio, che da quasi un secolo è presente sul mercato bergamasco. Grazie al costante aggiornamento e al contributo di moderne tecnologie, il processo di lavorazione è affidato a un sistema altamente tecnologico e automatizzato, che consente di garantire un ottimo prodotto finito di eccellente qualità. SR, a Brusaporto, in via degli Artigiani 33. Nome? Alberto. Marcella. A che ora chiudi? Alle 19.30. 19.30, più o meno, spero. Cosa fai stasera? Guarda, devo chiudere la cassa. La cosa si fa lunga. Tempo di cambiarmi ed esco. Alberto? Un attimo. Ci vuole il suo tempo, non mi tornano i conti. Perfetto. Incasso al sicuro è già accreditato. Provala gratis per 10 giorni. Il tempo è denaro. CTS è la soluzione. Presidente, torniamo a quella che è la situazione di crisi a livello locale. Faccio il sindacalista, la voglio fare innervosire. La crisi ha avuto un prezzo da pagare, non soltanto nelle valli, nella nostra provincia. Allora, non giriamoci troppo attorno. Il sindacato dice, vi ha criticato anche recentemente, cioè il criticato, in questo caso è stata la CISL in modo particolare, dice, c'è stato un silenzio tombale, le parole esatte sono state, da parte degli industriali sulla gestione delle crisi. Cioè non c'è stata una risposta forte nella gestione delle crisi. Come rispondete a questa critica? È stato così? Rispondo che non è vero. Rispondo molto serenamente e molto pacatamente che non è vero. Perché noi abbiamo fatto molto e stiamo facendo molto come associazione per aiutare le imprese in questo periodo di grandissima difficoltà e di trasformazione. Ripeto, questa crisi è una crisi mondiale. È una crisi che non tocca solo il nostro territorio e anzi, se vogliamo essere anche guardare serenamente alla situazione, nonostante le preoccupazioni che naturalmente ci sono, possiamo dire che tutto sommato la situazione sul nostro territorio continua a essere una situazione relativamente migliore ad altri territori. Noi continuiamo a Bergamo ad avere il tasso di disoccupazione più basso della Lombardia, questi almeno sono gli ultimi dati, almeno ci danno ancora
come la provincia con minor tasso di disoccupazione, siamo a livelli di disoccupazione più bassi della Germania, tanto per intenderci, siamo intorno al 3,7, questo era l'ultimo dato disponibile al 2011, contro il 5,8 della regione Lombardia, contro l'8 e qualcosa per cento dell'Italia, quindi siamo un territorio che nonostante la crisi, nonostante stia attraversando una trasformazione molto importante, continua a esprimere dei livelli però, di attività importanti. Io torno sempre questo non è però ecco, non è un risultato che piove dal cielo. È un risultato di una attenzione a questo processo di trasformazione, che vuol dire non disinteressarsi delle situazioni di crisi, questa era l'accusa che ci veniva mossa. Sì, anche questa freddezza nella gestione nel ricorso ad esempio ai contratti di solidarietà, noi abbiamo fatto proprio sociali. Dall'inizio della crisi una serie di accordi con i sindacati, quindi sia con CGIL, CISL e UIL, che hanno segnato direi delle tappe molto importanti in questo lavoro di coesione sociale e di gestione unitaria della crisi. Abbiamo fatto degli accordi, lei ne ricordava uno secondo me molto qualificante, proprio sui contratti di solidarietà. Questi erano contratti che le aziende hanno sempre visto con grande diffidenza. Come associazione abbiamo fatto questo protocollo di accordo con i sindacati. Non è più così quindi? Anche da continua a esserci una certa diffidenza da parte delle imprese. Noi come associazione abbiamo fatto un'opera anche di informazione e di formazione delle imprese su queste opportunità. Naturalmente le imprese rimangono libere di scegliere quelli che sono gli strumenti, gli ammortizzatori sociali, le soluzioni che sono più confacenti alle loro singole realtà aziendali. Sauriani, prego. Però i sindacati continuano a dire che c'è proprio un po' di timidezza da parte delle aziende nei confronti nell'utilizzo di questo strumento, e che voi fate un po' poco per cercare di convincerle a utilizzare questo strumento, è vero? La gestione delle crisi l'abbiamo sempre fatta insieme alle aziende, abbiamo sempre accompagnato le aziende, continuiamo ad accompagnare le aziende in questi processi di ristrutturazione. Sono processi, voglio sottolineare, che sono ineludibili, cioè è chiaro che non fa piacere a nessun imprenditore dover fare dei processi di ristrutturazione. Purtroppo la trasformazione in atto obbliga le aziende ad una continua ristrutturazione, se vogliamo chiamarla così, a un continuo cambiamento e adeguamento alle situazioni di mercato. Il nostro compito è accompagnare le imprese insieme ai sindacati in questi processi di trasformazione, in modo che questi processi siano il meno impattanti possibili, quindi abbiano un costo sociale il più basso possibile e siano risolte nel modo migliore per permettere alle aziende di riguadagnare competitività e nello stesso tempo per dare la possibilità ai lavoratori che vengono espulsi in questi processi di recuperare e ritornare ad avere un'occupazione nel più breve tempo possibile. Io credo che questo, grazie a una serie di accordi, a una collaborazione che comunque continua ed è praticata quotidianamente anche insieme ai sindacati, questa gestione della crisi io credo tutto sommato sia positiva. Non è stato fatto un solo processo di ristrutturazione sul territorio in provincia senza un protocollo di accordo tra Confindustria, parlo naturalmente di aziende associate, e con i sindacati. Credo che un esempio importante in questo senso sia stato ormai 3 anni e mezzo, 4 anni fa il patto per la Valseriana, quindi un tipo di accordo e di protocollo di livello territoriale che tentava di andare un po' oltre i casi delle singole aziende. Può dirci a che punto siamo arrivati, se si è persa un po' la prospettiva di quell'accordo oppure se c'è ancora una strada da percorrere in quel senso per quel territorio? Unisco insomma a quanto sottolineato da Armando Di Landro. Modello Valseriana, modello Bergamo, adesso più recentemente, insomma, a cosa di concreto stanno portando o sono solo idee rimaste sulla carta? È stato fatto molto e ancora molto deve essere fatto. Il progetto è nato nel 2009 come progetto Valseriana e poi è evoluto nel cosiddetto modello Bergamo.
Noi abbiamo messo in atto una serie di azioni, ricordo soltanto che questo era comunque un progetto a carattere sperimentale, quindi avevamo fin dall'inizio valutato che una serie di iniziative erano da proporre e da verificare sul campo quanto queste azioni potessero essere messe in campo. Molte cose sono state fatte, perché voglio ricordare che l'apertura degli sportelli in Valseriana per la nuova imprenditoria, per l'assistenza, per assistere e accompagnare dipendenti che fuoriuscivano da aziende per alla ricerca di nuova occupazione. Cioè, c'è stato l'effetto, Presidente, su lavoratori che erano usciti dal mercato del lavoro e che grazie a questi, sono state fatte, progetti, a queste idee... Voglio ricordare ad esempio il progetto Informare sul Serio, che gioca sul gioco di parole sul serio nel senso di Valseriana, è una classica azione di politica attiva del lavoro, quindi che era uno degli obiettivi del progetto del modello Bergamo, cioè finalizzata a accompagnare le persone che restano senza un'occupazione per riqualificarle e trovare il più presto possibile una nuova occupazione. Però Presidente, non ne abbia male, per forza di cose la vostra controparte è sempre il sindacato, no? Quindi perché allora CGIL... In questo caso non è la nostra controparte. Però CGIL qualche tempo fa disse il progetto, il modello Valseriana, il patto per la Valseriana è morto ancora prima di nascere. Ma non è vero, perché guardi, il miglior complimento che riguarda il progetto Valseriana è venuto proprio da Luigi Bresciani, quindi ha cambiato dopo un po' di tempo? Non ha cambiato, Bresciani naturalmente fa il suo lavoro ed è sempre giustamente di stimolo e di sollecitazione. Io credo che le sollecitazioni più che essere rivolte a Confindustria erano forse rivolte ad altri, ma ripeto, il miglior complimento è proprio venuto dal segretario della CGIL, che ha detto che ha riconosciuto a Confindustria una cultura della progettualità che mi consenta, non è facile da trovare in altri attori che siedono intorno a questo tavolo. Ecco, noi abbiamo messo sul campo una progettualità, ci siamo messi in gioco, così come si sono messi in gioco con noi altri attori all'interno del progetto del modello Bergamo. Alcune azioni le abbiamo fatte, altre hanno stentato soprattutto per mancanza di fondi. Voglio ricordare che all'interno del modello Bergamo ci siamo inventati il Covenant on Majors, che è stato un risultato straordinario, che ha consentito di creare in Valseriana un distretto sulle energie rinnovabili, che a questo punto è diventato un punto di riferimento all'interno dell'Energy Cluster e del distretto dell'energia a livello lombardo. Certo, si potrebbe fare molto di più. Una cosa fondamentale che bisognerebbe fare è dare un'attrattività al territorio per nuovi insediamenti. Però questo lo ricordava anche il professor Ichino proprio qualche giorno fa sul nostro giornale locale, diceva qui ci vogliono incentivi, noi non è che abbiamo dei modelli a cui ispirarci. Se guardiamo a realtà al di fuori dell'Italia, ai processi di ristrutturazione territoriale come sono avvenuti ad esempio nella Lorena o in altre regioni che hanno visto delle trasformazioni da un settore prevalente a una diversificazione. Innanzitutto sono processi che sono durati decenni e qui stiamo parlando di un progetto che in realtà è partito solo 3 anni fa, quindi io non sarei troppo frettoloso nel trarre delle conclusioni o fare dei bilanci definitivi. La cosa fondamentale è che se vogliamo attrarre nuove imprenditorie, nuove realtà imprenditoriali, bisogna dare anche degli incentivi perché queste realtà si insedino sul nostro territorio. Sì, poi è vero, Bresciani ovviamente si rivolgeva anche ad altri, Marco. Soprattutto ad altri, credo. Ma una delle contraddizioni di questo periodo, anche se nasce molto lontano, è il fatto che se da un lato c'è un problema grave occupazionale, dall'altro le aziende ancora oggi hanno delle grosse difficoltà a trovare personale specializzato, le figure professionali che spesso servono. Voi recentemente avete concluso un accordo con l'Università di Bergamo. Crede che questo accordo
visto che il problema di personale qualificato coinvolge tutto il mondo anche dell'education, eccetera, eccetera, possa anche servire a colmare questo gap che esiste sul territorio? Questo accordo è un tassello fondamentale della strategia, diciamo così, di attacco alla crisi da parte delle imprese. Cioè noi dobbiamo puntare, sono cose dette e stradette, mi scuso, ma sono la realtà e quindi non posso non dirlo. Le aziende devono puntare su innovazione e internazionalizzazione. Queste due cose richiedono una qualità delle risorse umane, una formazione dei collaboratori, dei lavoratori diversa rispetto al passato. Quindi una collaborazione con l'università per far fare un salto all'interno delle aziende in termini di competenze e di qualifiche è assolutamente strategico per tutto questo. Veniamo dall'inaugurazione del Lab che è avvenuto sabato. Ecco, questo è l'esempio, è il faro, deve essere il punto di riferimento per tutta l'industria del nostro territorio. Fatte naturalmente le debite proporzioni, non tutti si chiamano ovviamente Italcementi, però sono tanti gli esempi positivi a cui noi dobbiamo guardare, a cui dobbiamo ispirarci e che possono consentire a tutte le imprese, piccole, grandi e medie, di superare questa difficoltà. La formazione, l'investimento sul personale delle nostre aziende è in assoluto la cosa più importante, perché l'innovazione e l'internazionalizzazione si fa soltanto con dei collaboratori che abbiano queste qualifiche e queste competenze. Ci vediamo tra poco, dopo la pausa. Adesso non hai più scuse. Oggi Great Wall Steed è anche diesel a 14.990 euro. Nuovo Steed 5 TDI. Great Wall. Un'auto che vale. Care Dent è la catena di cliniche dentistiche con oltre 100 strutture in Europa. Cure di alta qualità, con le tecnologie più avanzate al miglior prezzo. Le cliniche Care Dent sono altamente specializzate nell'implantologia, impianti dentali a carico immediato, per una protesi fissa in una sola seduta. Scopri tutti i vantaggi della nostra tessera fedeltà. Care Dent, per un sorriso sano e bello. Trova la clinica Care Dent più vicina a te sul sito www.caredent.it. Inebriatevi dei fantastici colori dei fiori, ascoltate la delicatezza di un petalo, immergetevi nei profumi e abbandonatevi ai suoni della natura nella dolcezza della glassa. Tutto questo è Darfo Boario Terme in Fiori. Esposizione florovivaistica, articoli a tema floreale, dolcezze, cake design e sugar art. 21 e 22 aprile nel Parco delle Terme di Boario. Manifestazione organizzata dall'assessorato al verde pubblico. Generali Onoranze Funebri, per la città di Bergamo e provincia, al servizio della gente, con serietà, competenza e onestà. Presidente, che rapporto c'è stato in questi anni tra il mondo dell'impresa e quello del credito? Un rapporto positivo oppure no? Beh, è sempre un rapporto piuttosto dialettico. Devo dire, premettere che sul territorio noi abbiamo anche qui una situazione situazione relativamente migliore ad altri territori, perché abbiamo la fortuna di avere sul nostro territorio delle banche che sono particolarmente attente alle esigenze delle imprese, in particolare. Quindi questi anni anche di crisi hanno realmente sostenuto il mondo delle imprese, secondo me? Allora, mi sento di dire complessivamente da parte sì. Vostra, allora, noi come associazione facciamo un monitoraggio
periodico dei rapporti, quindi delle situazioni di accesso al credito. Siamo proprio nel mese di febbraio, abbiamo fatto la nona edizione di questo, quindi teniamo un monitoraggio. Questo è iniziato evidentemente nel 2008 a seguito della crisi. Il credito e il lavoro sono stati i due punti che hanno ovviamente attirato la maggiore attenzione. Quindi questo monitoraggio ci consente di avere un andamento, una situazione, una fotografia, anzi o meglio un film di quello che sta succedendo. Certamente dall'estate scorsa c'è stato un peggioramento della situazione di erogazione del credito, questo legato a delle situazioni che sono abbastanza note, soprattutto legate a l'esplosione dello spread, ai costi di erogazione del credito e la indisponibilità del credito da parte delle imprese bancarie che devono rispondere ai criteri EBA. Questo ha portato in realtà a delle penalizzazioni più sul fronte dei large corporate che non delle piccole e medie imprese. Certo, la sofferenza generalizzata dell'economia ha portato anche a situazioni di difficoltà da parte delle imprese. A fronte di queste le banche naturalmente hanno, non fanno beneficenza, evidentemente hanno valutato e stanno valutando con maggiore attenzione le loro esposizioni. In generale devo dire che le piccole e piccolissime imprese stanno soffrendo un po' di più, perché sono anche le imprese che hanno una solidità che non dà forse le sufficienti garanzie agli istituti bancari nell'erogazione del credito. Le imprese medie, medio-grandi, soprattutto quelle internazionalizzate che quindi hanno mantenuto un livello di attività e di fatturati legati all'esportazione significativi, non segnalano particolari problemi di accesso al credito. Qualche difficoltà c'è a livello di piccolissime imprese. Oltre alla difficoltà del credito, però, c'è anche il discorso delle pubbliche amministrazioni. Ci sono molte imprese e industrie che negli ultimi mesi hanno lanciato proprio un appello per questi pagamenti così dilatati nel tempo che creano una sofferenza effettiva. Naturalmente questa legata anche all'apertura del credito, che parlavamo prima di ricerca e di sviluppo, però se non c'è questa ricerca, se non c'è il credito e c'è una sofferenza dall'altra parte, le imprese naturalmente si trovano a soffrire ulteriormente. Si sentirebbe di lanciare un appello, di portarci, parlavamo prima di una politica europea, di una politica di pagamenti che sia più rispettosa per le imprese da parte delle pubbliche amministrazioni nel rispettare i 60 giorni, come avviene in Europa, nel resto d'Europa? Beh, questa è sicuramente una piaga molto italiana, quella dei pagamenti della pubblica amministrazione, che non ha riscontri in altri paesi europei. Devo dire che il problema è ancora più ampio, perché non c'è solo un problema di ritardi da parte della pubblica amministrazione, devo dire che c'è anche un generale allungamento dei termini di pagamento anche all'interno del sistema delle imprese, quindi anche tra imprese e in particolare tra grandissime imprese e imprese più piccole, per non parlare tra grande distribuzione e imprese fornitrici, c'è qualche problema. Quindi in generale in Italia non c'è un problema di termini di pagamento che tende a mandare in sofferenza soprattutto chi ha un potere contrattuale ridotto e quindi, guarda caso, in particolare le piccole e piccolissime imprese. Certo, sono stati fatti dei tentativi per ridurre i termini di pagamento, questo sarebbe largamente auspicabile, qualche iniziativa adesso anche a livello territoriale, mi riferisco a quell'iniziativa della Camera di Commercio per cartolarizzare i crediti che si hanno nei confronti della pubblica amministrazione, possono andare nella direzione di aiutare le imprese a superare un problema di illiquidità che indubbiamente in questo momento rischia di strangolare alcune realtà. Sauriani. Ecco, sempre a proposito del tema del credito, come vede a pochi giorni dall'Assemblea la battaglia interna all'UBI, portata avanti tra l'altro dall'onorevole Iannone? È ancora vostro socio poi come Confindustria o... Sì, sembra sia tornato, no? Non abbia lasciato... Pigna, se si riferisce a Pigna è un'azienda associata regolarmente a Confindustria Bergamo. Anzi, il
Carlo Iannone è stato proprio recentemente, da qualche credo giorno o settimana, nominato presidente del gruppo cartotecnici all'interno di Confindustria Bergamo, quindi è un rapporto che assolutamente prosegue normalmente. Carlo ha detto? Carlo, non Giorgio. E la battaglia di Giorgio Saurniani chiedeva appunto della... Io ho risposto alla domanda di Pigna, per quanto riguarda Banca Popolare io non sono titolato a rispondere di come cose la vede che, lei? Che riguardano un'azienda di credito, non ho nulla da commentare. Mi scusi Presidente, come vedrebbe il conflitto di interessi? Si è parlato fino a pochi mesi fa di conflitti di interessi perché avevamo un Presidente del Consiglio che aveva delle imprese. All'interno delle banche o comunque delle imprese, come giudica questo conflitto di interessi? Secondo lei sarebbe il caso di risolverlo anche a livello locale? Perché lei vede un conflitto di interessi? Se ci sono degli industriali all'interno del Consiglio di Amministrazione delle banche, lei vedrebbe questo conflitto di interessi, c'è o non c'è? Le dico una cosa, Presidente, prima di farla rispondere. Faccio fatica un paio d'anni fa, Squinzi, in un incontro organizzato dai Italcementi a Bergamo, adesso non so cosa ne pensi Squinzi, una volta diventato Presidente di Confindustria, disse questa cosa: non è opportuno che gli industriali, soprattutto del settore manifatturiero, se non ricordo male, siedano in un CDA delle banche, di un istituto di credito, a completamento di quanto detto da Gatti. No, sinceramente non vedo un'incompatibilità da questo punto di vista, perché normalmente, però io non sono in una banca, quindi non conosco esattamente quelli che sono i funzionamenti degli organismi deliberanti, ma mi risulta che per tutte le procedure, per tutte le pratiche che riguardano ad esempio affidamenti di un gruppo, se c'è qualche rappresentante dell'azienda interessata all'interno, scattano tutta una serie di meccanismi per cui le pratiche vengono esaminate da parte di comitati che sono in grado di garantire, la coerenza e la trasparenza delle decisioni. Però io non siedo in un consiglio di amministrazione di banca, quindi non vi so dire, non credo che sorgano problemi di questo tipo. Potevano sorgere forse in qualche banca dove grandi gruppi ricevevano dalla banca stessa dei finanziamenti particolarmente elevati. Sono realtà che non mi risulta che però tocchino le banche che noi abbiamo sul territorio. Non credo che siano situazioni che ci toccano da vicino, diciamo così. Ultimamente Confindustria insiste molto sui cosiddetti elementi intangibili dell'impresa. Lei crede che le banche, al di là dei dati nudi e crudi del bilancio di un'azienda, nelle regole credito siano, diciamo così, attente a questi elementi che voi ritenete importanti, alle idee, all'innovazione, alla capacità di adeguarsi alle realtà di un'impresa? Perché l'impressione è che tutto sommato le banche, al di là dei discorsi teorici, siano ancora molto legati alle cose, ecco, ai numeri e alle cose. Lei prima ha detto che a Bergamo la situazione non è così difficile come in altre zone del paese. Questa attenzione agli elementi intangibili per erogare credito da parte delle banche locali esiste oppure no? Ma questo processo di attenzione al patrimonio intangibile è un percorso che stiamo portando avanti in modo parallelo, perché è un processo di maturazione e di acculturamento, se mi consentite questo termine, sia degli istituti bancari ma anche delle imprese, perché sono le stesse imprese che devono imparare a valorizzare questi asset intangibili all'interno della loro azienda. Noi stiamo portando avanti come Confindustria proprio un lavoro insieme, gomito a gomito con le banche, attraverso proprio degli incontri che facciamo a cui partecipano gli imprenditori, le banche, proprio per ragionare su questi elementi di valutazione. Abbiamo creato un prodotto ad hoc che consente alle aziende, che si chiama Cruscotto, che consente alle aziende di arrivare ad auto assegnarsi un rating
in funzione sia degli elementi, diciamo, dei dati di bilancio, sia anche tenendo presente quelli che sono questi elementi intangibili e anche il settore in cui l'azienda opera, all'interno in cui opera, quindi un rating che deriva dal settore e poi un rating più specifico riferito alla singola azienda. Questo lavoro lo stiamo portando avanti, anche il Cruscotto, insieme alle banche. Le banche hanno acquisito questo nostro strumento, lo utilizzano all'interno delle loro procedure di assegnazione dei rating e quindi posso dire che c'è da questo punto di vista una collaborazione. Sempre più le banche, credo anche le banche, fanno una valutazione che non è esclusivamente numerica, esclusivamente riferita al passato, quindi a una fotografia, perché il bilancio è di per sé una fotografia del passato, ma sempre più guardano anche alle prospettive di crescita, alle prospettive che l'azienda ha di aggredire il mercato e di poter sviluppare. Non di meno c'è qualche suo collega, mi riferisco al presidente del gruppo Metalmeccanici, che recentemente comunque ha detto che le banche forse dovrebbero fare uno sforzo maggiore, insomma, offrire più fiducia. Si può sempre fare di più, ma io credo che le banche del nostro territorio, io le considero veramente un asset strategico per il nostro territorio, insieme ad altri asset molto importanti, ma quello di avere delle banche del territorio vicine alle imprese è sicuramente un elemento di grandissima forza, soprattutto in un momento di particolari difficoltà come questa. È chiaro che auspico che le banche continuino a supportare le imprese, ad essere le vicine alle imprese in questo momento di particolare difficoltà. I dati che noi abbiamo, ripeto, questo monitoraggio costante che facciamo, non ci segnalano un vero credit crunch, come si suol dire. Segnaliamo, l'ho detto prima, alcune criticità sulle aziende molto piccole, soprattutto piccole, che magari non hanno i bilanci perfettamente a posto, però su questo voi capite che anche le banche, che d'altra parte assistono a un'esplosione delle sofferenze e delle perdite su credito, quello che si chiama il costo del credito, naturalmente devono avere una particolare attenzione evidentemente anche alla qualità dei loro impieghi. Ci vediamo tra poco dopo la pubblicità. Eleganza delle forme, pregio dei materiali e miglior rapporto qualità-prezzo. Barbati Bagno produce e vende direttamente mobili da bagno e box doccia in cristallo, anche su misura, ora con sconti fino al 60%. Barbati Bagno, a Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema. Carlo Ceresa, un capolavoro di mostra, a Bergamo, dal 10 marzo al 24 giugno, Accademia Carrara Gamec e Museo Adriano Bernareggi. Come muoverti senza soste in città? La soluzione è nuova Nissan Micra. Con un litro di benzina percorri 20 km senza fermarti mai, a partire da 8.950 euro. E con Nissan Zero Problemi, è tua a tasso e anticipo zero. Vieni a provarla alla Cittadella dell'Auto da Motor 3000. A Bergamo, in via Zanica 58H, e a Zingonia, in strada Francesca 12. Nome? Alberto. Marcella. A che ora chiudi? Alle 19.30. 19.30, più o meno, spero. Cosa fai stasera? Guarda, devo chiudere la cassa. La cosa si fa lunga. Tempo di cambiarmi ed esco. Alberto? Un attimo. Ci vuole il suo tempo, non mi tornano i conti. Perfetto! Incasso al sicuro è già accreditato. Provala gratis per 10 giorni. Il tempo è denaro. CTS è la soluzione. Allora, eccoci di nuovo in studio. Pierluigi, prego. Citavi Squinzi, Giorgio Squinzi, cioè il presidente designato di Confindustria,
Dopodomani ci sarà la riunione della Giunta che dovrà decidere, appunto, valutare sia la squadra che il programma di Squinzi. Ecco, l'industria bergamasca cosa si aspetta da questa riunione? Beh, innanzitutto ci aspettiamo di conoscere quello che è il programma che il Presidente designato Squinzi presenterà, perché ad oggi questo programma non è noto, non è conosciuto. Questo segna, se vogliamo, una differenza tra quella che era stata, diciamo, l'approccio di Alberto Bombassei, che aveva presentato delle linee programmatiche e che sono largamente note. Ad oggi non abbiamo ancora invece conoscenza, cognizione di quelle che sono le linee programmatiche del Presidente Squinzi. Per la verità devo dire abbiamo avuto un incontro come Club dei 15 col Presidente designato Squinzi settimana scorsa a Vicenza. Voi sapete che il Club dei 15 che è il club, che, un club è, diciamo, un gruppo che riunisce non 15 ma 17, nonostante il nome, le 17 province soprattutto manifatturiere col più alta percentuale di industria manifatturiera in Italia, tra le quali ovviamente c'è Bergamo, e in occasione di questo incontro in Vicenza abbiamo presentato un documento che è un po' il sunto di quella che è il manifesto dell'impresa manifatturiera, che naturalmente per noi deve restare il cuore e diciamo l'anima della Confindustria anche per i prossimi anni. Il Presidente designato Squinzi ha apprezzato molto questo documento, queste linee, diciamo, questi suggerimenti, queste linee di programma che come Club dei 15 abbiamo presentato, e si è fatto, ha detto che si sarebbe fatto interprete e avrebbe tradotto queste nostre aspettative all'interno del programma della futura Confindustria. Quindi, non crescendolo, penso che troveremo in questo programma molti di questi punti, di questi contenuti che per noi sono essenziali, cioè la centralità dell'impresa manifatturiera, dell'impresa esportatrice, dell'impresa che compete sui mercati internazionali, e quindi non l'impresa statale, non l'impresa oligopolistica o monopolistica, non l'impresa che vive di rendite e di tariffe, ma impresa che vive di mercato e di competizione. Non vede rischio spaccatura allora all'interno di Confindustria? Da una parte non è che ci siano spaccature sono ovviamente delle semplificazioni che capisco anche a livello mediatico, c'è una certa tendenza così a trasporre. Confindustria è una macchina molto complessa, all'interno di Confindustria ci sono una molteplicità di interessi e di aspettative, spesso anche conflittuali e divergenti. Questo nulla toglie alla funzione di Confindustria, che al suo interno ha proprio questo scopo di mediare fra le varie interessi, fra le varie aspettative, per portare avanti delle linee che siano di interesse per il Paese e per l'interesse per la collettività e per il sistema delle imprese nel suo complesso, superando quelle che sono inevitabilmente anche qualche volta delle situazioni conflittuali. Presidente, a proposito di Squinzi e di manifatturiero, Squinzi arriverà alla presidenza di Confindustria grazie anche all'appoggio di molti imprenditori del Sud. Questo non vi fa temere una minore attenzione rispetto al manifatturiero punto di forza del Nord? Ma innanzitutto a Sud c'è un'industria manifatturiera anche a Sud, quindi il Sud non è che di per sé rappresenti soltanto imprese, diciamo, che vivono di appalti pubblici o comunque di apparati statali o parastatali. Certamente noi come territoriale, così come le altre territoriali del Nord, che sono più vocate all'esportazione e sono più, diciamo, legate a una competizione internazionale, abbiamo delle aspettative, abbiamo delle istanze da portare alla futura presidenza, cosa che abbiamo fatto, che sono secondo noi fondamentali e che dovranno restare al centro della politica e delle strategie future di Confindustria. Temete un po' una perdita di ruolo all'interno di Confindustria da parte delle vostre territoriali, insomma?
Io non credo che ci sarà assolutamente una perdita di ruolo, ripeto, si tratta di comporre degli interessi che sono compositi, perché è vero, per noi il futuro è l'internazionalizzazione, per noi il futuro è la competizione in mercati aperti, però non possiamo dimenticarci che in Italia ci sono anche tantissime imprese piccole e medie che vivono di mercato interno, quindi noi non possiamo sposare solo ed esclusivamente un modello legato all'esportazione, dobbiamo anche pensare a far ripartire un mercato interno, una domanda interna che diversamente, se non riparte, rischia di soffocare tantissime aziende. La domanda era proprio che ruolo può giocare Confindustria Bergamo, se non sbaglio la terza realtà confindustriale in Italia all'interno del mondo Confindustria, ma sul tema importazioni ed esportazioni cosa può dire a chi a volte di frequente accusa Confindustria di comunque favorire un'uscita di imprese dal paese verso paesi dove probabilmente ci sono fattori che costano meno e che comportano meno investimenti. Ma Confindustria Bergamo è sicuramente un punto di riferimento per tutto il sistema confindustriale. Devo dire che noi oltretutto abbiamo infatti in questi anni anche avuto un'ampia rappresentanza a livello nazionale, abbiamo espresso persone e leader del sistema confindustriale a tutti i livelli, sia nazionale ma anche regionale ad esempio, e quindi il nostro ruolo da questo punto di vista, ma oserei dire la nostra responsabilità da questo punto di vista, è estremamente importante e la sentiamo tutta questa responsabilità. Il contributo che noi stiamo dando, abbiamo dato e continueremo a dare in termini di idee e di proposte è un contributo che ad oggi ha sempre trovato largo accoglimento, una grande disponibilità e un favore nell'accoglimento, e io non ho motivo di credere, di pensare che questo possa cambiare nel futuro. Al di là del fatto che Bergamo abbia appoggiato un candidato presidente rispetto al candidato che poi è risultato vincente. Approfitto e voglio dirlo che comunque Alberto Buonasei ha raccolto intorno a sé un consenso molto ampio, che è andato al di là forse delle aspettative di molti, non certo delle mie, ma di molti, ma soprattutto è un consenso molto sulle idee, sui programmi, ed è su questo che noi in questo momento particolarmente stiamo insistendo, perché il presidente designato Squinzi recepisca all'interno del suo progetto quelli che sono, diciamo, i pilastri delle nostre strategie. Avremo ancora dei vicepresidenti bergamaschi? Ma guardi, il toto nomine è un gioco che sinceramente mi interessa poco. Ad oggi la squadra non è nota. Voi sapete che c'è questa candidatura di Carlo Pesenti per la conduzione della commissione di riforme. Questo ad esempio è uno dei punti qualificanti che il programma, le linee programmatiche di Alberto Buonasei aveva espresso. Ecco, il fatto che il presidente Squinzi abbia recepito, accolto questo suggerimento, questo invito a creare una commissione di riforma che riformi lo statuto di Confindustria a distanza ormai di vent'anni dal precedente riforma che portava la firma di mio padre, mi sembra proprio il segno più lampante che comunque un dialogo è aperto e tutti lavoriamo nell'interesse di una Confindustria più forte e che faccia gli interessi del paese e delle imprese. Marco, prego. No, volevo proprio collegarmi a questo fatto, alla nomina di Pesenti che guiderà la prima riunione della Commissione per la riforma, per chiedere al Presidente due punti che lui personalmente ritiene fondamentali sulla strada alla riforma di Confindustria. Due o uno o tre, insomma, ecco. Ma innanzitutto il baricentro si è spostato, il baricentro non è più l'Italia ma è almeno l'Europa, quindi innanzitutto un rafforzamento
del ruolo di Confindustria in Europa rispetto al peso del sistema in Italia. Questa è sicuramente una delle azioni verso cui bisogna andare. Poi un'altra cosa molto importante che tutti auspicano, perché in realtà al di là del fatto che poi c'è qualche magari distinguo, qualche leggera differenziazione, ma questa è un'esigenza che tutti sentiamo, è una semplificazione di un sistema che è piuttosto complesso, presenta delle sovrapposizioni, presenta delle situazioni per cui non sempre c'è una corretta svolgimento dei ruoli con le competenze finalizzate. Mi spiego meglio perché mi sono espresso molto male. Confindustria è fatta di un'organizzazione territoriale e di organizzazioni di categoria. Ci sono spesso delle sovrapposizioni tra servizi, ruoli, funzioni svolte da una e dall'altra. Quindi dobbiamo arrivare a una semplificazione di questo sistema, creare delle sinergie, creare delle collaborazioni, creare delle fusioni all'interno del sistema tra associazioni, tra categorie, tra territoriali, per poter svolgere un servizio migliore a costi più bassi, con economicità nei confronti delle imprese. Davide Gazzi, prego. Una battuta: Bomba 6, Squinz, è stato un duello al testa a testa in fondo, però due figli della terra bergamasca dell'impresa. Quanto ha giocato lei come madre davanti a questi due figli che si giocavano e si contendevano con Confindustria Nazionale, al di là del ruolo istituzionale? Ma guardi, sono due imprenditori straordinariamente capaci, sono due campioni evidentemente, e in qualche misura anche molto simili, perché sono entrambi rappresentanti di quell'industria, di quelle imprese multinazionali tascabili tanto fanno del successo e della competitività del nostro paese, nonostante tutto, ancora oggi sul mercato mondiale. Sono imprese multilocalizzate, internazionalizzate, imprese che entrambi gli imprenditori hanno costruito con le loro mani, quindi sono imprenditori sostanzialmente di prima generazione, almeno il grande sviluppo l'hanno portato loro all'interno dei loro gruppi, quindi sono due figure sostanzialmente molto simili. Infatti non c'è una contrapposizione nei confronti di uno, non c'era una contrapposizione nei confronti di uno dell'altro, è semplicemente una sottolineatura di alcuni aspetti, di alcune strategie rispetto ad altre. In particolare chi si era raccolto intorno alla candidatura Alberto Bombassei si sentiva e si sente portatore di quella che sono gli interessi dell'industria manifatturiera, della piccola e media industria manifatturiera che deve competere col mondo. Quindi aziende che sono condannate a essere efficienti perché si devono misurare con i mercati internazionali, quindi imprese che hanno nel costo dell'energia un elemento di competitività importantissimo e che quindi guardano a un mercato ancora sostanzialmente chiuso come quello italiano del mercato dell'energia e del gas con grandissima preoccupazione. Sono aziende che hanno bisogno di essere accompagnate all'estero e quindi hanno bisogno di strumenti per l'internazionalizzazione che oggi il nostro paese ancora non è in grado di esprimere. Mi potrei dilungare, ma vedo che Massimo mi richiama. Il tempo purtroppo è tiranno, tra poco l'ultima parte di questa puntata speciale di Bergamo in diretta, uno contro tutti, a tra poco. Fai la scelta giusta. Trasforma il tuo oro in denaro da Gold 2009. Vieni a trovarci negli oltre 20 punti di ritiro oro usato a Bergamo e in tutta la provincia. Gold 2009, dove c'è onestà, il peso è giusto. Ristorante Pizzeria al posto giusto. La nuova gestione familiare vi accoglierà in un ambiente raffinato ed elegante. Per gustare ottime pizze. Per farsi tentare da una squisita cucina a base di pesce e su prenotazione. Lo chef Salvatore e la sua famiglia vi aspettano anche a mezzogiorno con pranzi di lavoro a prezzo fisso. Ristorante Pizzeria al posto giusto. A Castelli Calepio, in via Aldo Moro 19. Chiuso il lunedì. Telefono 035 84 84 11.
Rilassati e rimettiti in forma. Vieni al Continental Terme Hotel di Abano Montegrotto Terme. 5 piscine termali, sauna, grotta, Kneipp, Beauty Farm. Goditi le settimane relax o i programmi cure termali e offerte famiglia. Un centro termale convenzionato ASL per la fangobalneoterapia e inalazioni. Non perdere le nostre offerte. Pensione completa da 74 euro. Midweek Vitality da lunedì a venerdì da 424 euro. Settimana con programma piscine e cure termali ASL da 661 euro. Quando il design è guidato dalla passione, quando ogni dettaglio e i materiali sono scelti con il cuore, quando vivere la cucina è un piacere che si rinnova ogni volta, allora è una cucina Plebani. Vieni a toccare con mano la novità dell'anno, Stone, la nuova cucina in gres porcellanato. Non si graffia, non si taglia e non si ruge. Plebani Cucina e Design, tre generazioni di passione per le cucine degli italiani. Produzione e vendita diretta a Romano di Lombardia in via Balilla. Telefono 0363 90 21 88 www.plebani.com. Presidente, siamo in chiusura. Abbiamo accennato nel corso di questa puntata al rapporto e anche al ruolo della politica con la politica e al ruolo della politica nazionale. Ma il rapporto con la politica locale in questi anni com'è stato? Che ruolo ha giocato, secondo lei, incisivo o non incisivo in questa situazione di crisi? Per noi il ruolo della politica è più il ruolo delle amministrazioni, nel senso certo. Che noi naturalmente come organizzazione di rappresentanza provinciale delle imprese industriali abbiamo rapporti prevalentemente con la provincia, con l'amministrazione provinciale, quindi per il nostro rapporto è più con l'amministrazione che non con la politica, ovviamente. In senso stretto. Il rapporto è un rapporto soprattutto legato alla condivisione di politiche di sviluppo del territorio. Abbiamo coinvolto e volentieri abbiamo accolto la disponibilità della provincia di partecipare al modello Bergamo. Questo per noi è stato un risultato estremamente significativo, perché all'interno del progetto Valseriana la provincia non era stata inizialmente coinvolta. Famosi altri attori. Erano altri attori, allora gli attori del progetto Valseriana erano, oltre a Confindustria Bergamo, imprese territorio e le organizzazioni sindacali. Col modello Bergamo siamo arrivati a un coinvolgimento anche dell'attore Camera di Commercio e della provincia e della regione Lombardia. Voi capite che questo coinvolgimento è estremamente importante, perché grazie a questo coinvolgimento noi abbiamo potuto sviluppare e portare avanti dei progetti, ad esempio per quanto riguarda l'utilizzo delle politiche attive, di alcuni strumenti per le politiche attive del lavoro, sia utilizzando le doti di provenienza della regione, sia fondi e risorse messe a disposizione dalla provincia di Bergamo e dalla regione. Ma hanno avuto allora secondo voi un ruolo incisivo oppure no? Hanno avuto sicuramente un ruolo, certamente i problemi diciamo di bilancio di finanza pubblica, che hanno investito pesantemente non solo il livello statale, ma anche il livello regionale e il livello provinciale, per non parlare dei comuni con i noti problemi legati al patto di stabilità, sicuramente questa scarsità di risorse ha un po', diciamo, tolto cartucce alle armi di questi enti. Però questo non ha impedito che nei limiti delle disponibilità sia la provincia sia la regione mettessero in atto le politiche che noi ci aspettavamo. Presidente, per la verità stiamo aspettando con qualche ritardo alcune risposte. La situazione politica in regione Lombardia in questo momento certamente non gioca a favore per avere risposte rapide che noi stiamo aspettando a seguito di un incontro che abbiamo avuto ormai più di 6 mesi fa con l'assessore, col vicepresidente Gibelli, che ha
diciamo, ci ha, ha dato il suo accordo, il suo favore per fare un accordo di programma. Peraltro accordo di programma che è stato portato in Regione Lombardia già qualche mese e stiamo aspettando delle risposte. Presidente, a proposito di politica, o meglio di enti come il Comune di Bergamo e l'amministrazione provinciale giocano un ruolo importante in una realtà come quella dell'aeroporto, in Sacbo. Secondo lei la presenza pubblica in Sacbo è bene che resti? Si parla, no, in questi mesi di possibili vendite, ci sono possibili acquirenti alle porte. Come vede questa realtà di Sacbo? Ma innanzitutto questa sera abbiamo avuto una notizia bellissima. Che DHL. Credo che sia, se ogni tanto vogliamo anche dirci le notizie buone, non solo quelle cattive. Ecco, questa notizia che è ancora non ufficiale, ma diciamo ufficiosa, che DHL resterà sul nostro aeroporto di Orio, sicuramente è una notizia molto positiva per le ricadute, soprattutto in termini occupazionali, che questa decisione, se confermata, come spero e mi auguro, avrà. Quindi, ma che partita, ecco, si sta giocando sull'aeroporto? Ma si sta giocando una partita complessa, perché il mercato del trasporto aereo è un mercato in grandissima evoluzione. Se è in evoluzione il mercato per le imprese manifatturiere, quelle del mercato del trasporto aereo è ancora più in trasformazione. Quindi è evidente che un aeroporto come Orio a Serio, inserito in un contesto di una serie di altri aeroporti in Nord Italia a poca distanza, è un futuro che va tutto ridisegnato in una logica di alleanza. Ma è bene che gli enti pubblici restino in una realtà come Sacco? Innanzitutto la presenza pubblica è una realtà caratteristica di tutte le realtà degli aeroporti in tutta Europa. Questa non è una caratteristica, una peculiarità solo italiana. Detto questo, la situazione, e qui mi ricollego a quello che dicevo prima, di scarsità di risorse economiche da parte del pubblico, io credo che, se non nel breve ma nel medio periodo, penso costringerà il pubblico a fare un passo indietro. Questo io non lo auspico, io temo che il pubblico sarà costretto a fare un passo indietro. Meglio allora un'alleanza ovest o un'alleanza est? Per quanto riguarda il futuro del sistema aeroportuale, meglio entrare nella sfera di SEA? Io dico che è meglio un'alleanza, questo, secondo me, questo è l'unico punto fermo, cioè un'alleanza è assolutamente da ricercare, perché da soli non si cresce, da soli non si può competere, così come noi sollecitiamo le imprese a crescere di dimensione e anche a fare accordi, crescere per acquisizione, crescere attraverso le reti d'impresa, la stessa cosa deve avvenire per l'aeroporto. Anche l'aeroporto di Orio a Serio, pur essendo un aeroporto che va benissimo, sappiamo benissimo quali sono i risultati, cosa sono i tassi di crescita, non gli permette comunque di eludere questo passaggio, cioè un accordo con altri aeroporti, con altre realtà, è assolutamente una strategia da perseguire. Sull'est o sull'ovest io credo è un discorso molto aperto, ci sono molte situazioni che vanno verificate, la società con i suoi vertici sta approfondendo una serie di opzioni, sta verificando una serie di possibili strategie, e quando il quadro sarà un po' più chiaro, la compagine azionaria, gli azionisti verranno chiamati ad assumere le decisioni conseguenti. Armando, prego. A proposito di carenza di risorse, sembrava che l'Expo 2015 potesse essere anche un bacino di risorse di finanziamenti in questo senso. Pare che l'unica opera che Bergamo aveva messo in calendario in vista del 2015, ovvero il treno per Orio, alla fine non sarà finanziata e probabilmente entro il 2015 non sarà pronta. Bergamo si è giocata male questa partita? Pesiamo poco a livelli politici più alti, oppure crede che sia tutto il piano Expo probabilmente carente o in ritardo rispetto alle previsioni?
Purtroppo la scarsità di risorse, diciamo i limiti di finanza pubblica hanno impattato su tutto il programma e su tutto il progetto di Expo 2015 e qualche ricaduta negativa c'è stata evidentemente anche per opere collegate, pur individuate come strategiche prioritarie, come è il collegamento Orio, Orio-Bergamo e quindi Orio-Milano. Il fatto che con tutta diciamo, ragionevolezza l'opera non verrà realizzata, ormai direi che diciamo, usare il condizionale è abbastanza inutile, non verrà realizzata per il 2015 e soprattutto non verrà realizzata con fondi sull'Expo 2015, non toglie nulla all'importanza e alla strategicità di questa infrastruttura, di questa opera. Quindi bisognerà trovare fondi, bisognerà trovare le risorse, bisognerà trovare le formule di finanziamento per realizzare comunque questa opera. Se anche arrivasse nel 2017-2018 non è importante, certo sarebbe stato bello averla per il 2015 perché ci aspettiamo in occasione dell'Expo 2015 comunque un afflusso rilevante di traffico sul nostro aeroporto, però comunque rimane importante. E a questo fine il fatto che l'aeroporto di Orio a Serio sia stato inserito tra gli aeroporti strategici dell'infrastrutturazione europea e quindi è stato classificato come aeroporto di valenza strategica europea, gli consente di accedere a finanziamenti europei per il miglioramento dell'accessibilità e dell'infrastrutturazione. Allora, quindi su quei fondi potremo forse sperare di trovare le risorse. Ultimissime domande al Presidente Carlo Mazzolini, chiedo a tutti di essere molto, molto veloci nelle domande e anche nelle risposte. Marco. Allora, alcuni anni fa le aziende ritenevano che uno degli ostacoli principali alla loro competitività e allo sviluppo del territorio fosse la carenza di infrastrutture. Poi è arrivata la quarta corsia, Brebemi, Valle Seriana. Una domanda, lei ritiene che la nuova autostrada, la cosiddetta Bergamo-Treviglio, l'ex IPB, sia necessaria oppure no? Alle aziende. Allora, a livello di infrastrutturazioni fisiche, diciamo della mobilità, abbiamo fatto grandissimi passi avanti e obiettivamente abbiamo recuperato gran parte del gap che avevamo nei confronti di altri territori. Sicuramente la realizzazione della bretella, diciamo, dell'autostrada verso Treviglio è un'opera estremamente importante in previsione della realizzazione della Brebemi e della linea alta velocità che passerà a sud di Bergamo. Quello che voglio dire è che però altrettanto importanti sono le infrastrutturazioni immateriali, cioè oggi ci possiamo ritenere abbastanza soddisfatti sul fronte delle infrastrutturazioni materiali, quindi quelle della mobilità, dobbiamo lavorare ancora su un'infrastrutturazione immateriale, mi riferisco specificatamente alla nostra università. La nostra università ha fatto dei enormi passi avanti, devo dare atto all'attuale rettore Paleari di aver fatto un lavoro straordinario nella direzione dell'internazionalizzazione della nostra università, nell'apertura verso corsi che rispondono alle esigenze delle imprese del territorio. Naturalmente però l'università potrebbe fare molto di più se avesse più risorse. Lunedì avremo qua a Bergamo il ministro dell'università Profumo in occasione del ventennale della facoltà di ingegneria a Bergamo, e quella sarà un'occasione per chiedere che alla nostra università vengano riconosciute le risorse che gli competono e che gli spettano. Davide, velocissimo. Sì, Presidente, spesso ci sono dei giovani che vanno all'estero e con un'idea trovano accesso al credito e lanciano un'idea, un'impresa. A Bergamo, in Italia, un start-up. Cosa consiglia a un giovane che oggi si affaccia a questo mondo e trova delle porte chiuse? Le chiedo una risposta molto veloce, Presidente, perché siamo davvero in chiusura. Oggi un giovane ha qualche possibilità, perché riprendendo il discorso, l'università ha messo in campo uno sportello, Confindustria ha uno sportello per gestire le start-up, quindi un giovane che avesse un'idea imprenditoriale può trovare o all'interno dell'università o all'interno delle associazioni di rappresentanza un'assistenza, un accompagnamento per realizzare la sua idea imprenditoriale. Quindi potrebbe bussare a Confindustria. Grazie. Ultima domanda, Pierluigi Saurniani. L'ultima volta che è salito sul treno pendolare per Milano.
Io ai tempi dell'università, non per Milano però, cioè sì per Milano anche se la mia destinazione non era Milano perché io ho studiato a Pavia. I treni com'erano dove? Erano decorosi, erano dignitosi, puliti, probabilmente più puliti quindi di quanto siano di adesso. Io adesso il treno l'ho preso recentemente per andare a Roma, l'ho preso per andare a Firenze, però ho viaggiato con dei treni alta velocità o intercity, devo dire, bellissimi treni. Riconosco di non conoscere la situazione del treno. Del famigerato treno dei pendolari che partono la mattina alle 7:15 per andare a Milano, pendolari o per lavoro o universitari, di cui peraltro probabilmente mia figlia probabilmente l'anno prossimo potrei avere una testimonianza diretta vissuta da poter portare. Bene, siamo davvero giunti al termine di questa puntata speciale di Bergamo in diretta, uno contro tutti. Grazie ovviamente ai colleghi che sono stati in studio questa sera, che hanno posto le loro domande. Grazie infinita al Presidente di Confindustria grazie Bergamo, Carlo Mazzoleni, per essere stato nostro ospite e per aver accettato di rispondere alle nostre domande. Grazie ovviamente a tutti voi per averci seguito da casa. Alla prossima, arrivederci. Buonasera.